Ciao. Ciao a tutti e benvenuti nel primo video del 2024. Chissà se questo video vedrà mai la luce più che altro. Dubito. Dubito. Oggi sono in compagnia, come vedete, di Simo. E lui, il nanetto. Nanetto numero 2. Oh, ciao, vai. Andiamo a fare una challenge. Che tipo di challenge? Allora, dovete sapere che Simone è un discreto fan di Luciano Ligabue. E allora lo voglio mettere alla prova. Siccome gli ho regalato, non mi ricordo se per Natale dell'anno scorso, cioè del 2022, o per il compleanno del 2022. Onestamente non me lo ricordo. Beh, l'anno scorso. L'anno scorso. Questo libro qui, Luciano Ligabue, i testi, la storia delle, e la storia delle canzoni. Praticamente di cosa confa la challenge? Io andrò a prendere una strofa di una canzone a caso da questo libro e lui dovrà indovinare di quale canzone si tratta partendo da quel pezzettino. Quindi dovrà andare anche eventualmente a ritroso della canzone per capire quale è. Cercare di indovinare e deve, insomma, deve indovinare il titolo della canzone e lui farà lo stesso con me perché è una doppia sfida. Chi è più fan di Ligabue? Questo è il titolo, guarda, lo metto qui. Chi è più fan di Ligabue tra i due? Tra i due. Chi arriva a 5 è nominato fan number one di Ligabue in questa casa. Solo 5? Solo 5, sì, no, la voglio fare breve, la voglio fare buona e la voglio fare bella soprattutto. Quindi inizio io a farglielo. Quindi io non lo farò vedere. Vado a pescare una canzone a caso. Fa una per uno? Si fa una canzone per uno, sì. Ok, l'ho trovato. Non guardare. No, chiudi gli occhi. Ah, fa bene lì. Allora, questo è il titolo. Questa è la canzone. Ok. Devo scegliere però una strofa, ovviamente, che non faccia capire subito qual è quella canzone lì. Giusto. Ah, ok, allora sono due frasi. Camminando del condotto 7 si arriva alla New Carboneria. I due nelle due cuori? No, no. Hai due possibilità. Altre due? No, hai una, hai, no, una, no, hai due possibilità in totale, quindi questa è l'ultima. Se non la indovini, zero. Non mi viene, la conosco ma non mi viene. Ti do un altro piccolissimo indizio. È qua che si può fare l'amore. Dai, forse a questo ci arriva, se riesci a mettere bene. Già, la conosco, non riesco ad associarla, cioè non mi viene la canzone. Aspetta. Quello brand è sempre lui? No. Anime in Plexiglas. Non l'avrei mai associata. Cioè, quindi no, per non, ora non l'avrei mai detto perché non mi veniva proprio. Ah, ok, va bene. Allora, quindi io passo il libro. Cambio, si fa un cambio di pacchi. Ciao, pacchetto. Non ci mettere tre quarti d'ora per scegliere, vero? Non ci mette tempo precisamente. Io non ho messo poco a sceglierla. Tanto le conosci e tanto le conosci troppo. Vabbè, ma è lì che sta il bello della challenge. Quale canzone sceglierà l'un per l'altra? Proviamo questa, faccio vedere il titolo. Sì, io non guardo, mamma non guarda. Ok? Via, ora c'è da vedere dove. Sì, infatti, non farmela vedere. Faccio una frase facile, dovresti capirlo. Per l'inferno non c'è posto, per qualcuno è solo buio pesto. Perché devi anche associare il ritmo eventualmente della canzone. Parlate è un conto, però se magari c'hai il ritmo o una frase che ti può dire sì, allora questo è così. No, non mi viene in mente ora niente. Buio totale. Ma proprio niente. Niente. Potrei azzardare. No, nulla. Non mi verrebbe a dire Vive la nostra malo, ma no, non è. No. Perché non posso dire nient'altro, quindi ho niente. Vive la nostra malo, ma non è.
Figlio di un cane mi verrebbe la seconda. Se la metti due e sbaglia tutte e due. La linea sottile. La linea sottile la conosco. Sono il bisognello io della linea sottile. Pensavo non uscire un po' di più. No. Quindi per ora 0-0. Allora. Questo pezzo ci siamo tutti. Non lo so. Sogno si spiega. Allora, questa è facile che più facile non si può, eh? Questo è il titolo. Se non la sai ti do il libro in testa. Che voglio dire. È una roba, è una roba. Allora, non saremo delle star, ma siamo noi in questi giorni. Questa la sa, questa mi sa che io l'ho buttata facile. Ma mi voglio, cioè, ho paura di non fondere le canzoni. Ma è lì, è questo il ganzo delle, di questa challenge. Che si chiama? Buttati, come ho fatto io prima. E appunto, aspetta. Pigiolino. Gota. Allora, ti do un'altra frase. Fatti di ore per andate per un weekend. E un futuro che non c'è. Sì, lo so. Guardando contro il cielo. Uno a zero. Quindi qui c'è uno. Qui sopra. Qui c'è uno. No, non è uno. Allora tu non ci arrivo. Sì, io vado te. Piro. Perché dovrebbe essere facile, la dovresti sapere. Cioè, cerca la frase, ma non sono individuata. Aiuto! Ah, un bimbo che si arrabbia! Aiuto! Qualsiasi frase la trovi, non dovevi subito, dimmi un po'. Butta la dide. E gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo. Oh mamma, aspetta! Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo. Il peso della valigia. Uno a uno. Che tesorini. Vola da babbo. Chi vola? Vai Peter Pan. Allora, anche questa, io l'ho trovata subito. Allora, questa qui è la canzone. Ok. Questa la dovresti sapere facile, anche te. Sì, ma amore, si vede solo lui, a te non ti si vede. Va bene, intanto devo parlare. Ti ho vista stare dietro a troppo rimmel, dietro un'altra acconciatura. Sì. Capite perché è difficile questa challenge? Perché a cantarla la indovini così, ma parlata la frase non è facile da come si dice? Individuare la canzone. Come ci fanno le pernacchie? Niccolò, Madonna come sei bianco. Quella che non sei? Bravo amore! Dai, 2-1. No, una ciucciata, una mezza ciucciata mentre si girava così. Pigioli. Ciao amore. Eccolo della mamma. Dica papà da morire quando gli canto queste canzoncine sceme. Vieni, fai vedere le tette. Picciolino patatino della mamma, ciao! Oh, amore. La prima canzone è questa, se voglio cercare la frase, infatti. Oh, dov'è? So che ogni nuvola è diversa, so che nessuno è come te. So che ogni nuvola sono sempre sogno di fuori forma al mondo. Quando mi scegli lingua, volete? Sono sempre sogno a dare forma al mondo. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Ha fatto più passaggi lui? 2-2. Oh, eccoci qua. È qui per te? Sì, e non ci importa se stai fuori un giorno te. Allora, la canzone è questa qua. Chi legge? Sì? Le liste del giudizio universale saranno trasmesse dai telegiornali. Questo è facile. Che è la fine del mondo. Bravo! 3-2!
non avevo fatto prima, cioè per un miglioramento, ma ci sono arrivato per il fra, cioè per l'esclusione, per il contesto. Comunque sì, a che ora è la fine del mondo? Spudoratamente ho copiato la base praticamente da una canzone dei Rem di quell'anno più o meno, quindi 92-93, che anche quella si chiamava It's the End of the World, cosa del genere. Fatemi sapere nei commenti se sapevate questa cosa, cosa ne pensate della cosa del plagio e bla 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 bla. Si dovrebbe aprire, dovrei fare una live solo sui miei pensieri, sulle cose che stanno succedendo in questi giorni, in questi primi giorni del 2024. La vorreste una live dove io chiacchiero parlando di quello che volete? Su Instagram nei prossimi giorni posterò una storia con il, come si chiama? Con il coso di domande, non so come, io non so le parole in questo periodo, con il coso delle domande. Lasciatemi le vostre risposte lì e seguitemi anche su Instagram, già che ci siete, perché fa sempre bene. Questo è facile. Penso indovina subito. Bibu. Oh. Siamo l'arroganza che non ha paura, siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Challenge con Simone sarà sui film. Fatemi sapere che cosa, quale altre challenge vorreste fra me e Simo. La prossima sarà sui film. Di sicuro a quella gli faccio un così. Nulla. Una cosa fra me e loro. Allora, dunque. Eccoci qua. Allora. La canzone è questa. Secondo forse lo metto un po' in difficoltà perché questa non la conosce bene. Vieni qua che ti faccio vedere dov'è il nostro pezzo di mondo. No, non lo so. Buttati. No, non so cosa che... Non so cos'è, quindi buttati. Anch'io la prima non la sapevo e mi sono buttata su due. Allora... Porta di dietro un sorriso e un sospiro, li userai. No, non lo so. Non è che posso mettermi il titolo, non lo so. Non lo so. Forse l'ho messo in difficoltà. Allora, ti posso dire, è una cosa. Sono. Il titolo sono due parole. Però così te la faccio facile. Una è una cosa da bere e una cosa da mangiare. Come da bere e da mangiare. Dove fai? La busca di popcorn. Sì. Però non gliela posso dare buona no. Perché sono già smagnati. Quindi rimaniamo 3 a 3. Tre pari. Ma ti faccio una specie di regalo, vai. Che regalo mi farà mai, babbo? No, è un regalo. Immagino. Stavi dormendo come se il mondo stesse tranquillo così com'è. Dai. No, cazzo! Come? Se ti dico un'altra frase non dovevi nessuno. Ah, beh, no, ma porca miseria, sono indecisa fra 3 o 4. Addirittura, fra 10. Sì. No, non riesco ad associare nemmeno un ritmo. Dai. No, ti giuro, sul vuoto. Di un'altra frase. Vai, magari distingo il campo. Non ho dormito, ma ho visto l'alba. Un'altra realtà. Hai visto quando mi... Se mi dicevi quella... Grazie. Ha detto mi fa un regalo perché questa canzone l'ho ascoltata, penso, in loop mentre ero incinta di... quando ero incinta di Ale. Ok, allora, subito. Ho appena aperto questa. Perfetta. Ok, allora. Passate il conto di matto. Siamo 3 a 4. Per te? Per me. Ah, sì, eh? Sì, allora. Però anche io ti faccio un regalo perché è facile. Qua non c'è mai stato solo un mondo solo. È un regalo, almeno questo credo. Che gli faccio. Mi
punti di eventualità, 4-4. Se mi fai una, se, come si dice, se mi fai un dribbling e un bel passaggio, ci sta anche che faccia gol. Se no, se mi metti, se mi entri sotto gamba, se mi entri sotto gamba, potresti anche vincere te, perché magari io questa non la indovino, rimango a 4 e te la prossima la indovini. Ma facciamo questo. Lo diamine mio della mamma, ciao, ciao piccoletto. Facciamo questo fatico. Vai. Se un bel giorno passi di qua, lasciati amare e poi scordati svelta di me. Oh mamma! Se un bel giorno passi di qua, lasciati amare e poi scordati svelta di me. Oi oi! Oh mamma, perché mi vengono vuoti? Oh madonna! Viva! Vai a... Ah! Non è tempo per noi che non ci svegliamo mai. Ora sì. Ho vinto! Ma cazzo! La prima volta in 10 anni di YouTube che ho vinto una challenge, porca trogola! No, ti rendi conto? Ho vinto, 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 ho vinto. Mamma ha vinto! Non vince mai! Non vince mai mamma le challenge! Anche quella di trattare con Aria e con Sara. Ho perso. Per una, ho vinto una challenge. Voglio almeno 10 like a questo video. Allora, sì, finalmente una challenge vinta in, dopo 10 anni di YouTube, che è proprio, mamma mia. Allora, la challenge è finita. Io sono stata soddisfatta, perché comunque è un bel libro, ve lo consiglio se siete fan di Ligabue, perché oltre ad esserci i testi di tutte le canzoni degli album, da Buon Compleanno Elvis all'ultimo fatto, che dovrebbe essere, dovrebbe arrivare a Mondovisione questa, questo libro, no, se non sbaglio, no, forse anche Made in Italy, se siete fan di Luciano, di Luciano Ligabue, prendetevelo, lo trovate, io l'ho trovata nella, in una, nella libreria Giunti, ma penso dovrebbe essere anche alla Feltrinelli, nella sezione musica e biografie. Grazie Simo per essersi prestato pezzo, pensavo, a questa grazie di aver perso una volta, pensavo, no, non sono così stronza. Dai, grazie Simone per essersi prestato per questa challenge. Ho già detto loro che la prossima challenge è sui film, e anche mi sa che vincerò io, perché io sono, dovete sapere che io sono parecchio cinefila, quindi abbiamo anche lì un libro che mi pare di avervelo raccontato, si chiama Indovina il film. Mi pare di avervelo fatto anche vedere in un video preferiti, ma non me lo ricordo. Mi pare di sì. Grazie Nicolino per aver fatto da guest star, perché sicuramente le visualizzazioni saliranno, i commenti saliranno solo perché c'è lui. Molto probabile. È l'anima della festa lui. Ovviamente se il video vi è piaciuto, spolliciate e condividete sui vostri social network. Andatevi ad iscrivervi anche agli altri miei social network, i cui link li trovate tutti quanti in info box. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video che usciranno. Noi vi salutiamo, vi diamo un bacione grandissimo. Ci vediamo in un prossimo video, sperando che questo riesca a vedere la luce in fondo al tunnel. Ciao! Saluta amore! Ciao da Tartarugo!